Canto 26. Mentre ce ne andavamo e camminavamo così lungo il margine esterno del girone, l'uno dietro l'altro, Virgilio mi diceva: "Guarda dove metti i piedi e speriamo che ti sia utile che io ti metta in guardia sui pericoli della strada." Il sole, che già vicino al tramonto con i suoi raggi mutava in bianco il suo abituale colore azzurrino nella parte occidentale del cielo, mi colpiva sulla spalla destra ed io con l'ombra del mio corpo facevo apparire più rossa la fiamma del girone, fiamma che appariva più splendente con il contrasto dell'ombra, e vidi molte anime che camminavano, fare insistentemente attenzione a così straordinario indizio. Questa fu la causa che offrì l'occasione alle anime di parlare con me e cominciarono a dire tra loro: "Costui non appare alla nostra vista come un corpo apparente." Poi alcuni si accostarono a me, quanto più potevano sporgersi, facendo però attenzione a non uscire dalla fiamma. "Oh, tu che cammini dietro ai tuoi compagni, non perché tu sia più pigro a muoverti, ma forse per un atto di riverenza. Di a me, che in questo momento ardo, non solo nel fuoco della fiamma purificatrice, né la tua risposta è necessaria solo a me. Infatti, tutte queste anime hanno il desiderio di conoscere la tua condizione. E questo è un desiderio che è più struggente del bisogno di acqua fresca degli abitanti dell'India o dell'Etiopia. Dici come fai ad essere d'impedimento al passare dei raggi del sole proprio come se tu non fossi ancora morto." Così mi parlava una di quelle anime, ed io mi sarei già manifestato se non avessi rivolto la mia attenzione ad un fatto nuovo che apparve proprio in quell'istante. Infatti, in mezzo alla via del girone invasa dalle fiamme, vennero delle anime, i lussuriosi contro natura, in direzione opposta a quella delle anime che prima si erano accostate a noi, quelle dei lussuriosi veri e propri, le quali anime mi resero assorto e stupito nel guardarle attentamente. In quel punto d'incontro vidi da una parte e dall'altra tutte le anime affrettarsi con sollecitudine e baciarsi scambievolmente senza fermarsi, accontentandosi di quel farsi festa in un breve indugio, così come accade dentro ad una schiera di formiche che forma come una striscia nera nel terreno e dove l'una si accosta muso contro muso all'altra, forse per sapere la via da percorrere ed il cibo che potranno trovare. Non appena interrompono il loro breve e amorevole incontro, ciascuna delle anime di una schiera si affatica a lanciare all'altra quanto più alto può un grido contro il proprio peccato. Sodoma e Gomorra! Gridavano quelle della schiera venuta per ultima, composta cioè dai lussuriosi contro natura, mentre quelle dell'altra schiera gridavano: "Pasifae, entra nella vacca affinché il toro possa soddisfare la sua lussuria!" Poi, simili a gru che volassero in parte verso le montagne del settentrione, montagne rife, e in parte verso i deserti africani, queste, desiderose di fuggire il freddo, quelle il caldo, un gruppo si allontana verso sinistra, l'altro procede verso destra, nella nostra direzione. E quelle anime ricominciano a cantare l'inno Summae Deus Clementiae, piangendo e gridando gli esempi di castità che più credevano convenire ai loro peccati. E quelle stesse anime che mi avevano pregato di parlare si riaccostarono a me, come prima che sopraggiungesse la schiera dei sodomiti, mostrandosi nell'aspetto attente ad ascoltare la mia risposta. Io, che avevo capito per ben due volte ciò che era loro gradito, incominciai: "O anime, sicure di poter ottenere quanto di fatto vi sarà concesso, sappiate che le membra del mio corpo non sono rimaste in terra, né in età ancora acerba, né in età senile, ma esse sono ancora con me, con il loro sangue e con le loro articolazioni, ossia sono qui con tutto il mio corpo in carne ed ossa. Salgo per questa strada per non essere più cieco nella mente e per raggiungere la luce della verità. Lassù in cielo c'è una donna,
Beatrice, che riceve da Dio la grazia affinché io possa recare il mio corpo mortale attraverso il vostro mondo ultraterreno, ma possa essere soddisfatto per voi il più grande desiderio, che è quello di vedere Dio, così che potrete essere accolti nell'Empireo, quel cielo che è pieno d'amore e che ha un'orbita più ampia di tutti gli altri cieli. Ditemi, affinché io ne possa parlare e scrivere per trasmetterne la memoria dei vivi. Chi siete voi? E chi è quella schiera di anime che se n'è andata nella direzione opposta alla vostra? Non diversamente dal Montanaro, che preso da stupore si conturba ed ammutolisce guardando con meraviglia attorno a sé, quando per la prima volta viene in città rozzo e selvatico, ogni anima nel suo aspetto dimostrò meraviglia e stupore. Ma dopo che si furono liberate dallo stupore che negli animi di uomini saggi si spegne subito, l'anima, che prima mi aveva interrogato, ricominciò: «Beato te, che metti nella tua barca un tesoro, cioè fai provvista di esperienza per aver visitato le nostre regioni ultraterrene e per morire così in grazia di Dio. Le anime che si sono allontanate e che non camminano insieme con noi nella nostra direzione peccarono di sodomia, di quel peccato per il quale Cesare, mentre celebrava il suo trionfo, si sentì chiamare ad alta voce «Regina!». Per questo quelle anime si sono separate da noi gridando «Sodoma!» ed accusando se stesse in tal modo del proprio peccato, come tu stesso hai potuto sentire, e vergognandosi ed umiliandosi aiutano l'efficacia purificatrice della fiamma. Lo specifico peccato della nostra schiera fu invece commesso tra persone di sesso diverso, ma per il fatto che non osservammo la legge della ragione umana, seguendo invece come bestie l'istinto per nostra vergogna, da noi si grida il nome di Pasifae, il nome di colei che si simulò bestia nel legno fatto in forma di bestia. Ora conosci quindi la ragione dei nostri atti ed in che cosa fummo peccatori. Se tu vuoi sapere invece chi siamo, con l'indicazione per nome di ciascuno di noi, non c'è il tempo per dirtelo, né saprei indicarti i miei compagni, però ridurrò il tuo desiderio di sapere chi noi siamo, dicendoti il mio nome. Sono Guido Guinizelli. Mi trovo già qui nel purgatorio per essermi pentito in tempo prima di morire, cioè prima di giungere all'estremo della vita, quando sarebbe stato troppo tardi. Così, con lo stesso slancio con cui si comportano i due figli verso la madre nel vederla nelle mani dei carnefici nel momento del dolore e dell'ira di Licurgo che l'aveva condannata, così io mi comportai, desideroso di riabbracciare Guinizelli. Però non mi spinsi a tanto per il fuoco che me lo impediva, nel momento in cui io vidi nominare se stesso, quel maestro e iniziatore della tecnica stilnovistica, padre mio e dei miei amici, Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia, migliori di me, tanto migliori che mai altri scrissero rime d'amore più soavi ed eleganti, tipiche del dolce stil novo. E senza più voler ascoltare o dire altro, camminai a lungo, guardando fissamente, né tuttavia a causa del fuoco osai avvicinarmi di più al luogo in cui stava il Guinizelli. Dopo che mi fui saziato di ammirarlo, tenendo fissi gli occhi su di lui, mi offersi del tutto pronto a servirlo con il giuramento e con le promesse dei suffragi e dei ricordi, affinché un domani altri potessero credere e sapere di quell'incontro. Ed egli a me: «Tu lasci in me e nella mia memoria una tale impronta per aver appreso da te questa grande e singolare grazia di visitare da vivo l'oltretomba, e tale ricordo sarà in me tanto luminoso che non potrà cancellarlo né offuscarlo neppure l'acqua dell'Ete. Ma se le tue parole adesso hanno giurato la verità, cioè che tu vuoi servirmi in tutto, dimmi qual è il motivo per cui dimostri sia a parole sia insistendo con il tuo sguardo fisso su di me la tua stima ed il tuo affetto verso di me. Le vostre soavi rime, ecco il motivo, che renderanno sempre preziosi i manoscritti che le conservano, finché durerà l'uso di poetare in volgare italiano. Oh, fratello, costui che io ti indico,
fu Arnaldo Daniello, il migliore artefice della lingua volgare. Superò come scrittore volgare tutti quanti scrissero liriche d'amore in provenzale, in francese ed in volgare italiano, e componimenti narrativi e d'avventure. E lascia pure parlare coloro che non se ne intendono, i quali credono che sia superiore Giraud de Bornel, nativo del Limosino. Questi stolti e sciocchi fanno attenzione alla fama più che alla realtà, e così fissano la loro opinione prima ancora di considerare l'autentico valore artistico o un ragionevole criterio di giudizio. Così, per esempio, adottarono questo metodo di giudizio molti poeti della vecchia generazione riguardo a Guittone d'Arezzo, tramandandone la voce, ripetendo la formula e continuando a dar lode a lui soltanto. Ma poi finalmente la verità ha finito col trionfare contro Guittone d'Arezzo per opera di poeti superiori. Ora, se tu hai un così grande e singolare privilegio, tanto che ti è permesso di salire in paradiso in cui Cristo è il superiore di quel convento di beati, recita dinanzi a lui un Pater Noster, ma soltanto quella parte che si addice a noi anime del purgatorio, luogo in cui non siamo più soggetti a peccare, e cioè senza le ultime parole di questa preghiera non ci indurre in tentazione. Poi, forse per cedere il posto ad un altro dopo di lui che gli stava vicino, scomparve attraverso le fiamme come il pesce che guizza nel fondo del mare. Io mi accostai un poco all'anima che mi era stata indicata e dissi che il mio desiderio di conoscerlo avrebbe fatto sì che almeno la conoscenza del suo nome sarebbe stata molto gradita e ben accolta dal mio animo. Allora egli cominciò a parlare liberamente. «Tanto mi piace il vostro cortese invito che io non mi posso né voglio ancora nascondermi a voi. Io sono Arnaldo Daniello. Piango e vado cantando. Afflitto vedo la passata follia e vedo gioioso davanti a me il giorno che spero giunga presto. Ora vi prego, per quella virtù che vi conduce al sommo della scala, vogliate ricordarvi in tempo della mia pena». Poi scomparve fra le fiamme purificatrici.